Wahey Kuge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo video per Yo-Kai Watch Puni Puni. È uscito un nuovo evento e so che il nuovo evento è un evento Budokai. Cos'è l'evento Budokai? L'evento Budokai è quando c'è il torneo di lotta libera. Vi ricordate in Dragon Ball come si chiamava Budokai Tenkaichi? Ci sono tantissimi nuovi Yo-Kai, ho già letto i loro nomi perché sono bravo a trovare le informazioni che mi servono, ma ce n'è voluto un po' per trovarli. Dunque, in genere, quando c'è un evento di questo tipo, io sono per quelli che scelgono di rubare, perché rubare fa parte di alcune missioni che ovviamente troveremo sempre quando c'è un evento Budokai. Quindi, ci sono davvero tanti nuovi yokai. Ad ogni modo, io direi subito di andare a vedere come funziona questo evento. Per prima cosa, come sempre, le quest. Oh, le quest sono quelle più interessanti da fare. Quindi la prima quest, quando c'è questo evento, è giocare l'attacco al punteggio. E vabbè, quello si fa veloce. Poi bisogna vincere per 3 volte il torneo, vincerlo per 5 volte, vincerlo per 10 volte e vincerlo per 15 volte. Quindi bisogna vincere tutti i round per arrivare all'ultimo round e quindi ricominciare il torneo da capo. Quindi ogni volta che si finisce il torneo conta come una vittoria. Se lo fate per 15 volte, potrete ricevere, alla fine delle 15 volte, una Nyambo Coin. Sempre se giocate l'attacco al punteggio, è chiaro. Le Nyambo Coin, comunque sia, possono far uscire anche Yokai di rango Z, quindi se siete interessati ve lo consiglio. Ad ogni modo, andiamo a vedere anche le missioni e poi vi spiego brevemente come funziona il rubare. Dunque, cominciamo con il rubare. Per il rubare come si fa? Ve lo spiego brevemente. Durante l'evento vi verranno date ogni volta che vincete, ogni volta, attenzione, quando vincete una sfida, forse vi verrà data una card, un biglietto che vi serve per andare a rubare agli avversari. Voi andate su questa cesta del tesoro, ci cliccate e guarda un po'. Oh, c'è... Ok, calma. C'è Mimalletta, Mimalletta che fa, ha delle forbici con cui taglia i capelli. E quelle sono forbici, per quanto io possa pensare male. Quindi, se voi avete però un biglietto per andare a rubare gli avversari, che è questo biglietto viola, ve lo faccio vedere anche in video, voi basta che cliccate su Yakodori, che è appunto la scritta gialla, e scegliete una di queste persone. Io ora non ho i biglietti, però posso farvi vedere l'anteprima. Ovviamente in base al colore della forbici che scegliete sarà anche ovviamente la tribù degli yokai da cui riceverete un boost. Per esempio le forbici gialle Fushigi vi farà ricevere un boost del 30% dalla tribù misteriosa e così via riscorrendo con tutte le altre tribù. Però comunque sia, questo è come si ruba all'avversario. No, gli rubate per modo di dire, perché in realtà lui non perde nulla, ma ci guadagnate solo voi. Se rubate però un totale di 20 volte voi riceverete queste ricompense qui. Più che altro è per questo che si va a rubare all'avversario, è chiaro? Se no potete anche evitare, non è necessario, però se lo fate riceverete queste ricompense carine carine. Passiamo ora alle sfide da vincere di fila. Ci sono ben 5 missioni per farti arrivare a vincere un totale di 100 volte. Da un minimo di 10 per riscattare la prima ricompensa fino a un totale di 100. Ma non si tratta di vincere 100 volte il torneo, sarebbe delirante. Si tratta di vincere 100 sfide. Eccolo qua. Voi avete diversi round, avete 4 round per ogni torneo. 1, 2, 3 e 4. Per poi arrivare alla lotta finale, che è la quinta. Con 20 volte che fate il torneo, arrivate anche a completare tutte e 100 le lotte richieste per ricevere appunto anche le ricompense di quelle missioni. E ora passiamo a quelle un pochino più difficili. Dovete sapere che questi stage sono quando vinci un certo numero di volte al torneo e ti si aprono degli stage secondari che tu puoi andare a sfidare. Ovviamente se li vinci e soddisfi questi requisiti avrai la possibilità di avere appunto oggetti extra. Allora, andiamo con la prima. Raggiungi un punteggio di 50.000 o più nella battaglia finale del torneo. Quindi, quando arrivate all'ultima lotta, cercate di avere un punteggio di 50.000 o superiore. Sempre nella battaglia finale del torneo, fate una combo di 5 o più. Ancora una volta, nella battaglia finale del torneo,
create una o più sfere bonus. Fate una combo di 20 o più nello stage del generale Kaichi, di cui vi lascio anche l'immagine qui. Sempre nello stage di Kaichi, fai un singolo danno di 3000 o più con Kawataru, di cui vi lascio anche di questo l'immagine. Crea 3 o più sfere bonus nello stage di Kaichi. Oh, ora cambia, bene. Completa lo stage di Velenotto con almeno 30 punti salute rimanenti. Fai una combo di 20 o più nello stage di Velenotto. Crea 4 o più sfere bonus nello stage di Velenotto. Ragazzi, sono missioni particolari. Io ovviamente vi lascio le immagini come riferimento per sapere quale stage c'è quello yokai specifico, è chiaro. Fai una combo di 20 o più nello stage di Rinne. Vabbè, Rinne è lo yokai di rango Z, il primo yokai di rango Z, quindi bene o male si sa chi andiamo a cercare. Completa lo stage di Rinne con solo tribù oscura. Scoppia 120 puni o meno nello stage di Rinne. Ok, completa lo stage di Dayanan Nero con solo yokai di rango S in squadra. Completa lo stage di Dayanan Nero con almeno 35 punti salute rimanenti. Fai una combo di 40 o più nello stage di Dayanan Nero e poi cambiano ancora. Ragazzi, ci sono tantissime missioni questa volta. Fai un danno di 2000 o più con Mimalletta nello stage di Kachikachi. Ah, ho capito chi è. Scoppia 150 puni o meno nello stage di Kachikachi. Sempre nello stage di Kachikachi, completa la lotta con solo yokai di rango A in squadra. Completa lo stage di Komaka-chan con solo tribù generosa in squadra. È Ka-chan, non Ka-chan. Ka-chan è un'altra cosa. Crea 5 o più sfere bonus nello stage di Komaka-chan. Completa lo stage di Komaka-chan con 40 punti salute o più. Ok, queste erano tutte le missioni, ragazzi, sono davvero davvero tante stavolta. Se non avete capito, tornate indietro nel video, ci sono anche le immagini, e più di quello, ragazzi, non so che farvi. Bene, per questo video è tutto, penso di aver coverato tutto quanto quello che c'era di nuovo per questo evento. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi sia piaciuto e che vi aiuti un minimo a completare queste nuove missioni. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!